09.39, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito con la sentenza della Corte Costituzionale che è arrivata in giornata sulla legge elettorale, il cosiddetto Italicum, cambia l'impianto della legge, va via il ballottaggio, le pluricandidature, mentre resta il premio di maggioranza chi raggiunge il 40%. Per come è adesso la legge si potrebbe subito votare, ci sono già partiti come il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la Lega che chiedono di andare subito al voto. Quella che la Consulta consegna al Paese è di fatto una legge elettorale proporzionale alla Camera, con un premio di maggioranza praticamente irraggiungibile, il 40%. Una bocciatura piena dell'Italicum, via il ballottaggio e via, almeno in parte, le pluricandidature. Dice la Corte, così tecnicamente si può andare al voto, applicazione immediata alla formula della Consulta, in una parola quel finale di legislatura ordinato, auspicato dal Quirinale, è assicurato. Le ragioni della bocciatura saranno note tra un mese a sentenza depositata, ma un punto sembra aver guidato le scelte della Corte, non può avere il premio di maggioranza, 340 deputati su 630, una forza che ha ricevuto solo il 25% dei voti. Una sentenza che mette agli atti un punto, l'Italicum era una cattiva legge, a tratti incostituzionale, e la decisione odierna apre una strada, le elezioni, a una classe politica incapace di produrre una nuova legge elettorale. Oggi il partito del voto ha atteso fino a sera la mossa di Matteo Renzi, che è stata fatta filtrare dopo le 8 con un prudente al voto, ma senza forzare, mentre la Lega di Salvini, Fratelli d'Italia e 5 Stelle, con Beppe Grillo, chiamano alle urne puntando Grillo al raggiungimento del fatidico 40%. Obiettivo 2018 invece, la fine della legislatura, per la minoranza bersaniana del PD, per quella legata a Franceschini, per l'NCD e per Forza Italia, che chiama il Parlamento ad armonizzare le leggi elettorali di Camera e Senato. Come si vede, la partita politica aperta oggi è solo alle prime battute. La tragedia dell'hotel Rigopiano. Poco fa sono stati individuati gli ultimi due corpi mancanti all'appello. Altre due persone erano state estratte in serata dalle macerie dell'albergo. Salgono così a 29 le vittime recuperate. In base alla lista ufficiale non c'è più nessuno da cercare, perché erano 40 le persone presenti nell'hotel al momento della valanga, 11 quelle che si sono salvate. Intanto il procuratore Cristina Tedeschini sta indagando su tutto l'iter urbanistico dell'albergo e sul mancato allarme valanghe, di cui ha parlato oggi anche la coppia di sopravvissuti Giorgia e Vincenzo. Oggi inoltre a Montecitorio a Roma c'è stata la manifestazione di protesta di migliaia di cittadini delle zone terremotate. Hanno chiesto soluzioni concrete per tutte le aree colpite dal terremoto. Un anno fa scompariva al Cairo Giulio Regeni, sarebbe stato poi ritrovato morto 9 giorni più tardi lungo una strada. In questi 12 mesi ci sono state finte ricostruzioni, depistaggi, finti colpevoli, fino al video diffuso pochi giorni fa. La famiglia non ha mai smesso di chiedere verità per il giovane ricercatore e ci sono state oggi manifestazioni in Italia e non solo che hanno fatto la stessa domanda: giustizia per Giulio. Giornata di mobilitazione in tutta Italia, un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e poi ucciso al Cairo. Tante le iniziative per ricordarlo, a cominciare dalla fiaccolata a Roma, dove Amnesty International ha raccolto 60.000 firme con cui si chiede la verità sulla morte di Giulio Regeni. Altre iniziative si sono svolte a Napoli, Torino, Cagliari, almeno 1.500 persone hanno partecipato ad una fiaccolata a Fiumicello, paese di origine del ricercatore. Molti messaggi del mondo politico per chiedere di arrivare all'accertamento della verità. Serve la collaborazione più ampia ed efficace affinché i colpevoli vengano assicurati alla giustizia, ha detto il capo dello Stato Mattarella. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha ribadito la fiducia nei magistrati italiani. Cautela invece viene espressa dalla famiglia Regeni. I genitori di Giulio ritengono che ci siano segnali positivi dalle autorità egiziane, ma che non si può parlare di una vera collaborazione con i nostri inquirenti. I Regeni chiedono per questo di mandare segnali forti al governo di Al-Sisi. L'ambasciatore italiano non deve tornare al Cairo, hanno detto.
La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà interrogata dal pubblico ministero della Procura Capitolina lunedì prossimo. Stiamo parlando di quella inchiesta che la vede indagata sulla nomina di Renato Marra, il fratello di Raffaele, che era l'ex dirigente del personale del Campidoglio, che ora si trova agli arresti per un'altra vicenda giudiziaria. Virginia Raggi, attualmente indagata per reati d'abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, dovrà chiarire se fu davvero lei a nominare Renato Marra, se invece fu voluta la nomina d'accordo col fratello Raffaele e all'epoca suo ex braccio destro, fatto questo che viola i regolamenti interni del comune. Donald Trump e la sicurezza nazionale, passando attraverso il punto importante dell'immigrazione, il presidente procede spedito sulla questione. Oggi ha firmato due decreti esecutivi, col primo dà via libera alla costruzione di un muro che separa Stati Uniti e Messico nelle zone di confine dove non c'è ancora la barriera. La barriera, ha detto, sarà pagata dal Messico e siccome il paese confinante non ha nessuna intenzione di farlo, è pronto a bloccare le rimesse degli immigrati messicani. Le opposizioni in Messico hanno chiesto al presidente Peña Nieto di annullare la visita prevista martedì a Washington. L'altro decreto propone di bloccare l'ingresso negli Stati Uniti di rifugiati e migranti provenienti da paesi considerati a rischio come Libia, Siria, Iraq e Somalia. Chiudiamo adesso con il calcio, perché questa sera la Juventus ha battuto per 2-1 il Milan e è arrivata così alla semifinale di Coppa Italia, se la vedrà col Napoli. Dopo le sconfitte rimediate nei due precedenti stagionali, al terzo tentativo la Juventus esorcizza il diavolo, eliminando il Milan dalla Coppa Italia. Nel confronto secco di Torino, i bianconeri ripropongono il modulo superoffensivo varato contro la Lazio. E proprio come domenica scorsa, a sbloccare la gara è un gol in avvio di Dybala, a segno per la quarta volta nelle 5 partite disputate nel nuovo anno. La formazione di Allegri è irresistibile. Al 21esimo la punizione di Pjanic sorprende Donnarumma. E il 2-0 legittima il predominio della Juventus, che nel primo tempo ha vita facile per le difficoltà dei rossoneri nel creare gioco. Più equilibrata la ripresa, Bacca dimezza subito il passivo e nonostante l'espulsione di Locatelli, la squadra di Montella resta aggrappata al match. Mandžukić e Pjanic sfiorano il 3-1, ma il Milan non sta a guardare, spaventando Neto con Kučka e il nuovo acquisto Deulofeu. Alla fine passa la Juventus, attesa ora dalla semifinale con il Napoli. Mezzanotte 47, ci fermiamo qui, l'informazione torna domattina alle 7. Arrivederci e buonanotte.